Oh, guardate Indro Montanelli, parco Milano. Questo è un parco. Sì, un bel parco. Che altro? Sì, vabbè, ora è primavera. No, è un bel parco, sì. C'è i sassolini in terra, però in Italia l'erba, insomma, è quella che è. Però insomma, se uno lo vede così è davvero un bel parco, dai, non è che si può sempre pensare male delle cose. Questi sono due begli alberi. Un giorno però di studiare anche l'italiano. Oggi vi racconto una parte di me, della mia storia, me l'hanno chiesto di raccontare. È una storia vera. La racconterò, non c'è nessun vittimismo in questa storia, per farvi conoscere come ero e come sono, anche se non sembra, perché a volte l'hanno già detto in tanti, ma lo ripeto anch'io, sono qui bene o male, nessuno mi conosce davanti alla fotocamera, quindi sembro chissà cosa, sembro sicuro di me stesso, ma non lo sono, ricordarlo sempre. Cioè, c'è questa posizione del braccio, no? Se uno passa potrebbe pensare. Magari non lo pensa nessuno, però potrebbe pensare, quello è sicuro di sé. No, io non ho alcuna sicurezza in me stesso, cioè nel senso su questo aspetto, cioè è un braccio, si chiama di comodità, non si chiama di comodità, si chiama un braccio appoggiato. Allora, i miei primi 21 anni di vita, i miei primi 21 anni, quindi da quando sono nato, a 21 anni compiuti sicuro, sì, perché poi mi sbloccai tra virgolette a agosto, non ricordo ancora. I primi 21 anni io ho imparato un mantra che mi hanno detto, ma mi hanno detto e ripetuto talmente tante volte la sua memoria, che è stato, vediamo un po' se mi ricordo le parole, vabbè, sì, non non ascoltare, se c'era qualcuno, no, che ne so, seduto sulla panchina, qui c'è una panchina accanto, se c'era qualcuno seduto sulla panchina accanto, subito c'era qualcuno accanto a me, magari diceva non ascoltare. Poi magari guardavo, non lo so, è che inquadro qua, gli alberi, le piante, i fiori, le foglie, c'era subito non guardare. Bene. E poi naturalmente questa era una, anche questa era una delle mie preferite, guarda, non so se vedete la mano, diceva non toccare, quindi non ascoltare, non guardare, non toccare. Poi ce n'era un'altra, ah, c'era anche non parlare, ve lo giuro, nessuno di voi ci crede, io per 21 anni ho sentito questo mantra. Quindi insomma, ora ve le dico un po' così, era non ascoltare, non guardare, non toccare, non parlare. Poi c'erano altre frasettine tipo come ti permetti a fare che? A toccare una panchina. C'era anche quella. Vabbè, ora io dico no, ora non parlo di vittimismo, Io sono convintissimo che tutti, diciamo, parecchie persone potrebbero aver seguito questo mantra. Lo raccontava, glielo diceva, insomma, chi gli stava vicino. Però io purtroppo ero sensibile, anzi purtroppo, cioè purtroppo perché non ascoltare, non guardare, non toccare, non parlare, purtroppo perché chiaramente quando sei obbligato a sentire questo mantra è un casino, però ero sensibile, l'ho presa di molto male, infatti per 21 anni ho seguito questo mantra. E poi chiaramente non parlare, poi dopo magari dopo 2 ore adesso puoi parlare, se sì, vabbè, cioè capito, fammi vedere se funzionava così e io l'ho preso male, vabbè, ero sensibile, cioè l'ho preso male, io l'avrò anche presa male queste frasi, però sono frasi ancora oggi non ne capisco il senso. Questa è una parte di me e io vi posso assicurare che i primi 21 anni, che poi c'era anche la frase abbassa la testa, così. E io per i primi 21 anni vi posso assicurare, garantire che ho vissuto così, fatto
Infatti, se qualcuno mi ha conosciuto nei primi 21 anni, non potrà certo dire che è una persona con il sorriso che andava a giro sorridendo, roba del genere, o parlando, o facendo. No, no. Io sono convinto ci siano state, ci saranno, no, c'erano, non lo so, però ci sono state e ci sono di sicuro altri bambini, ragazzini, ragazzi, fino a 21 anni, non so cosa sono. Che bene o male devono seguire questo mantra. Mantra è una parola che uso io, ma penso sia proprio un mantra. È stato così. Chissà, forse anche questo ha influito sul fatto che vivo per strada. Molte volte dicono chissà perché vive in strada, io ho già raccontato in video vecchi. Andate a vedere un po', insomma, indietro nei video, come mai vivo per strada, insomma. Magari farò un altro per aggiornarvi. Però anche questo sicuramente ha influito, perché per i 21 anni di vita a scuola sempre zitto, a giro sempre zitto, sempre zitto, quindi chiaramente. Vabbè, non è una storia di vittimismo, non c'entra proprio nulla il vittimismo, ho raccontato la mia esperienza, non sono il primo, non sarò l'ultimo, quindi funziona così. Raccontatemi la vostra, scrivete nei commenti. Buona giornata.